All'inizio di quest'anno il gruppo Dompé ha acquisito Anabasis, un'azienda italiana che per prima ha studiato l'impiego del nerve growth factor in ambito oftalmologico. Ne parliamo con il dottor Eugenio Aringhieri, amministratore delegato di Dompé, in occasione dell'annuncio dell'inizio del primo studio di fase 1 sul nerve growth factor per il trattamento della cheratite neurotrofica. Dottor Aringhieri, perché avete deciso di acquisire Anabasis? Beh, per due motivi sostanziali. Il primo, per l'area. L'oftalmologia è un'area nella quale c'è bisogno ancora di impegno alla ricerca di nuove soluzioni per domande di salute ancora aperte, quindi questo è un elemento importante. Il secondo, perché siamo stati convinti della qualità del lavoro fatto dai ricercatori di Anabasis nell'area, praticamente nello sviluppo di questo progetto che è l'NGF, il Nerve Growth Factor. Dottore, qual è la complessità per un'azienda farmaceutica di sviluppare farmaci biologici come il Nerve Growth Factor? Beh, la complessità è legata al mestiere. Indubbiamente sviluppare farmaci biologici, produrli e svilupparli è sicuramente di per sé un mestiere importante e difficile, ad alta complessità. Per noi lo è ancora di più perché indubbiamente è un'area nuova, una sfida nuova nella quale noi ci troviamo. Devo dire che la capacità di risolvere i problemi sta molto nella capacità di creare una squadra, un sistema di impresa dove i diversi attori svolgono la loro parte, quindi l'impresa deve fare la sua, deve essere capace di portare competenze, di accettare il rischio che questo lavoro comporta, ma deve essere capace di mettere insieme diversi attori del sistema come comunità scientifica e istituzioni. Questa è un po' la difficoltà maggiore, essere capace di fare questo all'interno di uno scenario che non può essere italiano ma globale. Dottore, su quali strade si sta muovendo l'azienda per il suo futuro? L'impegno in oftalmologia è un esempio del nuovo corso della Dompé, un corso che vede la ricerca e sviluppo, quindi la capacità di generare innovazione, il motore principale del nostro piano strategico. E quindi questo lo stiamo facendo in oftalmologia, oggi è un'occasione sicuramente importante per dare i dettagli su questo, ma ci muoviamo nella stessa direzione in altre aree, la diabetologia, il trapianto nel diabete tipo 1 è sicuramente questo, l'oncologia è un altro. Quindi il nuovo corso passa attraverso la capacità di innovare, di creare innovazione attraverso le nostre competenze distintive e ricerca.